Leggiamo insieme nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 14, iniziando la lettura dal verso 22. Dio sia lodato. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andava verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Preghiamo il Signore insieme. Padre, grazie con tutto il cuore perché ci onori stasera con la tua presenza, con la tua parola, con la guida dello Spirito Santo, con la tua divina benedizione. Mentre ci accostiamo a questa parola, ti preghiamo, Signore, illumina la nostra mente, parla al nostro cuore, compi meraviglie nei cuori qui presenti e in quanti ci seguono da casa. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria a Dio. Vi sono tante situazioni difficili che si presentano nella nostra vita, rappresentato da questo testo che ci parla di questa, di questo miracolo del Signore che calma le acque e risolve i problemi. Ma voglio porre l'attenzione quest'oggi su un'esperienza che Pietro compie. Pietro, visto che Gesù camminava sulle acque, resosi conto che era Gesù, perché Gesù disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura», rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». E Gesù gli disse: «Vieni». Pietro, sceso dalla barca, cominciò a camminare sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Desidero porre particolare attenzione proprio su questa affermazione di Gesù rivolta a Pietro, ma ci siamo tanti altri Pietro in questo luogo e tanti Pietro ci stanno ascoltando anche da casa, uomini che vorremmo avere tanta fede in Gesù e poi magari veniamo meno. Uomini e donne che siamo stati salvati da una tempesta
E avendo visto la gloria di Dio abbiamo cominciato a camminare anche sulle acque, con fede abbiamo cominciato a camminare vittoriosi anche sulle difficoltà, sui problemi. Poi per qualche ragione siamo affondati nuovamente, è venuta meno la fede, abbiamo dubitato, ci siamo lasciati assalire dai dubbi, dalle difficoltà, da tanti pensieri e quindi quando sorge il dubbio nel cuore si sprofonda nuovamente nelle difficoltà, nei problemi. Ma questo verso 31 è straordinario perché nonostante le nostre mancanze, nonostante le nostre cadute, nonostante il nostro sprofondare, nonostante i nostri dubbi, le nostre difficoltà, subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò. Subito Gesù interviene quando gridiamo a Lui con tutto il cuore. Non è distante, non è lontano. Notate questo subito. Gesù, stesa la mano, lo afferrò, gloria a Dio. Egli ci risolleva, ci rialza, ci incoraggia. Ma dobbiamo anche mettere in conto che un piccolo rimprovero ci sta, o no? Quando veniamo meno, quando cadiamo, permettiamo al Signore di rialzarci, ma aspettiamoci anche un richiamo. O no, che dite? Un'esortazione, ci fanno bene le esortazioni, ci fanno bene i richiami, ecco, che vengono dal Signore. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché sei caduto nel dubbio? Il dubbio, vogliamo parlare di questa affermazione di Gesù, perché hai dubitato? Lo definisce uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poca fede, il dubbio non viene dall'assenza di fede, ma quando c'è poca fede, cioè quando la fede scarseggia. Noi leggiamo nel riferito a Gesù che egli è colui che crea la fede e la rende perfetta, cioè la porta a compimento, la porta a maturità. Ciò vuol dire che la fede, proprio come un bimbo che nasce, deve crescere, deve divenire adulta, deve divenire matura. Quando un uomo scarseggia nella fede, uomo di poca fede, quest'uomo che non è cresciuto nella fede, non ha permesso alla parola di Dio di aumentare la fede, di renderla matura, quindi cade nel dubbio, perché, ripeto, il dubbio non è assenza di fede, ma scarsezza di fede, mancanza di fede. E allora quelli di poca fede possono dubitare, quelli che non hanno affatto fede, di che cosa dovrebbero dubitare? Non hanno fede affatto, e quindi non hanno nulla da dubitare. C'è una differenza, quindi. Il nostro problema è che non siamo sempre onesti con noi stessi sui nostri dubbi e non sempre portiamo i nostri dubbi al Signore e non sempre siamo capaci di riconoscere che vi sono dei dubbi nel cuore, che vi sono dei dubbi nella mente e non li portiamo al Signore e non ci volgiamo alla Sua parola per spazzarli via, permettendo alla fede di crescere nel nostro cuore, nella nostra vita. Li nascondiamo, li giustifichiamo, ma come credenti dobbiamo essere consapevoli che il dubbio che non viene trattato, curato, il dubbio che non viene presentato al Signore, il dubbio che non viene vinto dalla fede e da una fede matura, quel dubbio, anche se piccolo, ha il potere di rovesciare completamente la fede di un uomo. E mentre un uomo può avere una fede grande, come la fede di Pietro che disse: se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Gesù disse: vieni. Egli ebbe fede su quella parola di Gesù, scese dalla barca, camminò sulle acque, dice la parola. Camminò sulle acque, vinse in un primo momento il dubbio e cammina sulle acque, ma poi, vedendo il vento,
ebbe paura, il dubbio lo afferrò e cominciò ad affondare. Il dubbio ha il potere di rovesciare completamente la fede. Vogliamo già sin d'ora chiedere al Signore: fortifica la nostra fede. Ma se vi sono dei dubbi nella tua mente, nel tuo cuore, dubbi sulla fedeltà di Dio, dubbi sulla potenza di Dio, dubbi su tutto ciò che ti pare, mettili davanti al Signore sin da questi primi momenti. Digli: Signore, oggi parlami e liberami dal dubbio. Amen. Gloria al Signore. Alcuni dubitano, qui dice Pietro, vedendo il vento, c'è una ragione, vide la forza del vento, vide il pericolo che veniva dal vento, ovviamente che ingrossava le onde, vedendo il vento ebbe paura e cominciò ad affondare. E Gesù gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quindi c'è una ragione per cui dubita, e la ragione viene espressa qui nella parola del Signore. Ma alcuni altri dubitano a causa, che so, del peso travolgente delle lotte che deve affrontare nella vita, che sono paragonabili proprio a questo vento, quando ci fermiamo a considerare le difficoltà, quando ci fermiamo a considerare il peso, le difficoltà delle lotte quotidiane che dobbiamo affrontare nella vita, che possono riguardare un'infinità di cose. Alcuni dubitano proprio a causa di questo peso, ripeto, travolgente delle lotte della vita. A volte in certi momenti di crisi nella nostra vita siamo provati e siamo oppressi e ci troviamo in difficoltà, forse in pericolo. Potrebbe essere l'improvvisa mancanza o la perdita di un lavoro, ecco, potrebbe essere la perdita di una persona cara, potrebbero essere relazioni difficili con altri, forse la perdita della salute. Una miriade di cose può diventare travolgente e una miriade di cose può far dubitare, può far sorgere il dubbio e può far affondare anche un credente che confida nel Signore. Ripeto, una miriade di cose può diventare travolgente se non stiamo attenti, se non vigiliamo sulla nostra fede, se non ci rendiamo conto attentamente che la nostra fede aumenti sempre di più giorno per giorno, perché se la fede scarseggia il dubbio può rovesciare la situazione. E da che pensiamo di aver fede in Dio? Da che pensiamo di camminare sulle acque e di essere vincitori, il dubbio può far affondare. Invece si insinua quindi un pensiero profondo nel cuore e distrugge la fede. Eppure Gesù, il nostro Signore, rimane là dove noi ci troviamo e arde in Lui sempre il desiderio di intervenire e di donare se stesso. Lo troviamo presente in questa circostanza. Pietro venne vinto dal dubbio, cominciò a sprofondare, ma gridò: Signore, aiutami. Il Signore non era distante e aveva voglia di aiutare. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò, ma lo rimproverò: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Alcuni appunto sono schiacciati sotto il peso delle lotte, delle difficoltà della vita. Altri cadono invece nella trappola del dubbio e il dubbio si insinua, comincia a fare strada nei pensieri, comincia a fare strada nel cuore e come un tarlo comincia pian piano quindi a rosicchiare, a rovinare, a distruggere. E alcuni cadono nella trappola del dubbio forse perché si è infranta per qualche ragione la loro fiducia in Dio o la loro fiducia anche nei fratelli, nella Chiesa. Quante volte accade questo? Alcuni si sentono delusi proprio dalle persone. È una delusione che viene da un fratello, una delusione che viene da una sorella, una delusione che viene da un figliuolo di Dio, da una figliuola di Dio. Può gettare una persona nel dubbio,
perché la fiducia si infrange, la fiducia viene meno. Possono capitare tante cose, qualcuno si scoraggia, viene meno nella fede in Dio, viene meno anche nella fiducia negli altri per tante ragioni. Ecco, può essere, che so, un'amicizia che all'improvviso viene meno, un'amicizia che forse per qualche parola di troppo, qualche parola fuori luogo, non detta bene o non detta nella giusta circostanza, può far cadere una persona quindi nella sfiducia verso l'altro. E il nemico non sta a guardare, perché quando nasce la sfiducia, la delusione verso l'altro, il nemico interviene e fortifica e interviene, quindi fa aumentare il dubbio non solo nell'uno ma anche negli altri, in tutta la Chiesa, forse anche in Dio stesso. La delusione verso gli altri, una persona può cadere, sprofondare nel dubbio, e la fede può essere travolta, che so, anche da una relazione interrotta, un fidanzamento interrotto, un matrimonio in difficoltà, e allora si rimane delusi, disillusi. È disillusa una persona che per esperienza propria o a causa di altri non si aspetta e ne spera più nulla di buono dalla vita. Sono importanti le relazioni umane e importanti le relazioni fraterne, perché quando veniamo meno nelle relazioni fraterne, qualcuno potrebbe essere travolto e affondato anche dal dubbio, e quindi alcuni si sentono ingannati, delusi, perdono fiducia, fede negli altri e, peggio ancora, perdono fiducia e fede anche in Dio. A volte anche le credenze personali di alcuni li portano allo scadere dalla fiducia. Vi sono persone che non definisco credenti, ma vi sono persone che dicono di essere credenti che non trovano mai pace. E hanno bisogno sempre di sperimentare nuove dottrine, hanno bisogno di sperimentare nuove idee, hanno bisogno di seguire questo predicatore o quell'altro predicatore, questa idea o quell'altra idea, oppure seguire questa chiesa e poi l'altra e poi un'altra ancora, e non trovano mai riposo, nulla va mai bene, e allora a volte restano delusi delle loro stesse scelte. Delusi delle loro stesse credenze, perché essendosi impegnati nel credere qualcosa che magari ritengono anche biblico, a un certo punto quel qualcosa non li appaga, non li soddisfa, hanno bisogno di cambiare, di cercare altro, e restano delusi dalle loro stesse credenze e non sanno più a chi o a cosa credere. Quindi alcuni diventano addirittura non solo scoraggiati ma cinici, e non si fidano più di nessuno, neanche di Dio. Altri ancora restano letteralmente bruciati dalle fiamme del sentimento, dei sentimenti o dei risentimenti, o anche delle emozioni. Alcuni non riescono a controllare la loro emotività, non riescono a controllare le loro passioni, e quindi coltivano passioni insane, o la malizia che si fa strada nel cuore, nella mente, la gelosia, che so, sentimenti di ostilità, di depressione, potremmo aggiungere tante altre cose, e poi magari vittime di queste circostanze, di questi sentimenti negativi, poi magari se la prendono anche con Dio per dire: Signore, perché non mi aiuti? Perché non intervieni nella mia vita? Quando sono intrappolati da passioni e da risentimenti e da sentimenti che non sono sani, che sono maligni, che non appartengono al Signore, non sentono ovviamente risposta da parte di Dio, e allora il dubbio cresce ancora di più e giunge a dire: Signore, tu, a te non importa nulla di me. Tu non mi ascolti e non ti interessi a me, non ti curi di noi. L'abbiamo letto chissà tante volte anche nei Vangeli. I discepoli stessi, in altra circostanza del mare in tempesta, Gesù dormiva ed essi dicono: Signore, tu non ti curi di noi che periamo. Vedete a cosa può giungere il dubbio? Cosa può far dichiarare il dubbio? Come può mettere l'uomo addirittura contro Dio, farlo dubitare del Signore? È una tragedia.
Poi ci sono coloro che dubitano perché sono sopraffatti anche da quella che possiamo definire una pseudoscienza, una pseudoconoscenza che è senza Dio, che bombarda continuamente l'essere umano. C'è una propaganda, e la propaganda che noi ascoltiamo tutti i giorni, che vediamo tutti i giorni, sia a casa, sia sul posto di lavoro, soprattutto a scuola, chi frequenta la scuola, c'è una propaganda anti-Dio. E allora alcuni cominciano, ascoltando questa propaganda anti-Dio, contro Dio, cominciano a dubitare perché c'è poca fede. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Cominciano a credere quindi alle bugie che so dell'evoluzionismo e cominciano a credere che Dio non ha creato nulla, ma tutto è il risultato del caso. E allora si comincia a credere all'umanesimo senza Dio, all'umanesimo secolare. Umanesimo vuol dire semplicemente, lo rendo semplice, vuol dire l'uomo, l'umano al centro, Dio fuori, Dio da parte. Non è Dio a centro che opera nell'umanità, ma è l'uomo al centro di tutte le cose. E questa è una pubblicità che noi seguiamo ogni giorno, e si inizia a dubitare che Dio abbia il controllo delle cose. Alcuni addirittura iniziano a dubitare che Dio esista. Parlavo proprio qualche giorno fa con un fratello ex. Dico: ma sai, il Signore, ma se esiste, ma dico, a questo punto sei caduto così in basso, addirittura se Dio esiste? Non è una cosa che avviene all'improvviso, ma piano piano il dubbio che comincia, come dicevo prima, come un tarlo, a farsi spazio nei pensieri. Quando comincia ad ascoltare determinati discorsi, quando cominci a seguire determinati programmi o certe lezioni, e allora ecco che si innesta nel cuore questa mancanza di fiducia in Dio, fino a dubitare del Signore. L'Apostolo Paolo ci esorta a lottare, a vegliare contro le filosofie, contro le religioni, contro le false tradizioni che vorrebbero estraniare la vita umana dal controllo di Dio e dalla sua parola. Perché il dubbio quindi ci porta a credere che Dio non sia interessato alla vita umana. Una delle maggiori minacce, l'ho citata, può sembrare una cosa lontana, ma è più vicina di quanto possiamo immaginare, perché la tocchiamo tutti i giorni con le nostre mani, la udiamo tutti i giorni, ci viviamo tutti i giorni, ed è proprio la filosofia dell'umanesimo. Quest'uomo che si è innalzato al di sopra di Dio, quest'uomo che si sente onnipotente, quest'uomo che pensa di poter fare e disfare, quest'uomo che si crede quindi onnipotente, quest'uomo che si permette di dire: Dio non esiste, Dio non c'è, siamo noi, sono io, dobbiamo fare. E quindi che cosa dichiara questa filosofia, detta in modo semplice, ma brevemente la espongo con poche affermazioni, perché poi è bene che, piuttosto che esaltare questa filosofia, esaltiamo il nome di Gesù, il nostro Signore. Ma dobbiamo sapere, ma dobbiamo conoscere. Dichiara per esempio che l'umanità, l'universo, tutto ciò che esiste, tutto ciò che noi vediamo, consistono semplicemente in materia, in energia venuta ad essere grazie al caso. Non c'è un creatore che disse sia e la cosa fu, ma tutto quello che noi vediamo è venuto ad essere grazie al caso, regolata unicamente dalle leggi della fisica, che anche esse sono un caso. Leggi precise, straordinarie. L'uomo non sarebbe mai potuto arrivare sulla Luna, si celebra in questi giorni, ecco, la conquista della Luna. L'uomo non avrebbe mai potuto raggiungere con dei mezzi Marte senza le leggi della fisica,
si è appoggiato alle leggi della fisica, perché sono assolutamente precise. Eppure l'umanesimo, l'uomo quindi, ritiene che tutto sia il frutto del caso. Asserisce pure che l'uomo non è stato creato, ma è il prodotto di un processo evolutivo in gran parte fortuito, quindi conosciuto come l'evoluzionismo, e questo lo studiano i nostri figli a scuola. E dai oggi, e dai domani, e dai dopodomani, comincia a sorgere anche il dubbio, è vero o no? E il tarlo comincia a fare strada, e qualcuno comincia a vacillare, perché già è poca la fede. Poi si comincia a vacillare e si crede sempre meno nella Bibbia, nella parola di Dio, non si apre la Bibbia, non si legge la Bibbia perché sembra ormai superata. Ciò che vale è questa filosofia che il mondo presenta. L'umanesimo rifiuta la fede in Dio. Rifiuta la fede in Dio onnipotente, infinito, nega che la Bibbia sia l'ispirata rivelazione di Dio per il genere umano. Non crede nell'evento miracoloso. Quando legge una storia del mare che si apre dinanzi a Mosè, dinanzi al popolo di Dio, non crede. Deve esserci una spiegazione logica. Deve essere successo qualcosa. E qualcuno di questi cominciò un giorno a spiegare, perché in quel periodo dell'anno in realtà le acque di quel mare si abbassano e quindi diventano, che so, di 10 centimetri, 15 centimetri. Non è che il popolo passò all'asciutto, ma in realtà passò dentro 10 centimetri d'acqua, per giustificare, perché non riconoscono l'evento miracoloso. In quell'occasione una sorella anziana cominciò a gridare «Gloria a Dio! Gloria a Dio!» E quel predicatore dice «Ma forse non hai capito, il mare non si aprì, 10 centimetri d'acqua, gloria a Dio!» diceva quella, «Ma forse non hai capito, 10 centimetri, non si aprì il mare!» «No!» disse quella sorella, «il miracolo è ancora più grande!» Come fece tutto l'esercito di Faraone con cavalli e carri a morire in 10 centimetri d'acqua, gloria a Dio! Vi faccio sorridere, ma l'uomo cerca di minimizzare e non riconoscere l'evento miracoloso. E il dubbio fa strada, Gloria al Signore. E quindi potremmo continuare con tante altre cose, ma le scritture identificano quest'uomo, identificano l'umanità, ecco, che pensa in questa maniera. Lo leggiamo in Romani 1:25, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Noi vogliamo riaffermare la nostra fede nel Signore con tutto il nostro cuore e allontanare il dubbio dalla nostra mente e amare la parola di Dio e credere che essa è divinamente ispirata ed è la parola di colui che ha creato il cielo e la terra, colui che sostiene tutte le cose ed è colui che ha creato anche noi, è colui che ci conosce così profondamente ed è anche colui che è venuto a dare la sua vita sul legno della croce per la salvezza delle anime nostre. Eppure ci si trova dinanzi a uomini di poca fede che dubitano. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Abbiamo visto un po' alcune possibili cause per il dubbio, ma c'è una soluzione. Si può ripristinare questo lucignolo fumante in piena fiamma, in fiamma viva? Coloro che in qualche modo sono intrappolati nella gabbia della disperazione potranno mai essere liberati, o nella gabbia del dubbio potranno mai essere liberati ed essere rimessi nuovamente in carreggiata? Pietro dubitò. Vedendo il vento ebbe paura, cominciò ad affondare, però gridò: «Signore, salvami!» Io leggo qui in questa parola: subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» C'è un rimprovero, sì, ma c'è anche un'azione immediata del Signore
che afferra quell'uomo che sta sprofondando e lo afferra e lo tira su e lo salva. Lo libera da questa gabbia della paura, del dubbio, dell'incredulità e gli dà una nuova opportunità. Lo esorta con la sua parola a crescere nella fede. Uomo di poca fede, la ragione per cui sei sprofondato è la poca fede, e la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ama la parola di Dio, leggi la parola di Dio, perché diverrai forte, stabile, ben radicato, fondato, per non dare spazio al dubbio di farsi strada nel tuo cuore e nella tua mente. I turbamenti, i peccati atroci, il passato anche, l'incertezza, la malattia anche grave, l'abbandono, la miseria, la solitudine, la tentazione della disperazione, niente di tutto questo può far sprofondare un uomo e una donna che hanno riposto la loro fiducia nella parola di Dio e nel Signore. Nessuna di queste cose, ricordate quell'affermazione, chi ci separerà dall'amore di Dio? Quale può essere quell'esperienza che ci separa dall'amore di Dio? Ma nessuna di queste cose potrà far sprofondare o dubitare coloro che invece si sono protesi verso il Signore Gesù, che hanno conosciuto nella loro vita, che hanno incontrato durante il cammino della loro vita e ai quali Gesù ha detto, come disse a Pietro, vieni. Signore, se sei tu, mi parlano di te, mi dicono che tu puoi, mi dicono, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. E Pietro comincia a riguardare a Gesù, fissa lo sguardo su Gesù e cammina sulle acque. Poi distoglie lo sguardo, vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Ma nulla delle cose che ho elencato poco fa possono far sprofondare quel credente che si protende verso il Signore Gesù e al quale Gesù un giorno ha detto vieni. Dicevamo qualche settimana fa, forse, non ricordo esattamente la data, riflettevamo su quell'affermazione di Gesù, seguimi, gloria a Dio. Perché Gesù aspetta soltanto di assecondare i nostri desideri con il miracolo più grande. Il miracolo avvenne, Pietro cominciò a camminare sulle acque. Guardare a Gesù con lo sguardo dell'anima, essere interamente rivolti a Gesù con un cuore che vuole avere sete di Lui, che ha sete di Lui. Questo è il modo di riguardare a Gesù, come un'anima assetata, un'anima che ha bisogno, che non vuole, non può perdere tempo, ha bisogno di quella sorgente, ha bisogno di quella fonte. Ed è proprio riguardando a Gesù in questa maniera, che non è lo sguardo dei nostri occhi, ma lo sguardo degli occhi del cuore, lo sguardo dell'anima nostra, lo sguardo dell'uomo interiore, lo sguardo dell'uomo spirituale deve essere interamente rivolto a Gesù, con un cuore che vuole avere sete di Lui, che vuole essere appagato da Lui. Questo permette di camminare sulle acque in cui altrimenti la fragile creatura umana sprofonderebbe inevitabilmente. Ma quando seguiamo Gesù con tutta l'anima e con tutto il cuore, siamo capaci di superare ogni difficoltà. Vero, le acque sono agitate, vero, il vento fa spaventare, è vero che vi sono cose impossibili da fare, ma quando l'anima nostra è legata a Gesù, allora camminiamo sui problemi, sulle difficoltà e siamo vincitori, amen, nel nome di Gesù. Vincitori. Ma soffia il vento contrario, soffia il vento contrario. Non possiamo negarlo, un vento impetuoso, è un vento ribelle, è un vento che non soffia per farci rinfrescare, non è quella brezza che a volte ci fa piacere sentire sulla nostra pelle, è vero? E diciamo, ma che bel venticello, come mi sto rinfrescando. C'è un vento contrario, così lo descrive la parola, un vento contrario.
che è un vento impetuoso, conosciamo un altro suono di vento impetuoso, ma è un vento impetuoso che spaventa, cattivo, è un vento ribelle che da tempo solleva mareggiate verso i credenti. Perché il vento ribelle, il vento impetuoso, non solleva mareggiate verso i non credenti, ma solleva mareggiate per spaventare i credenti, per fermare i credenti. Da tempo solleva mareggiate intorno ai credenti. E allora a chi prestare attenzione? Che cosa deve fare un credente? A questo vento terribile o al Signore che non smette mai di guardarci affinché noi lo guardiamo? A chi dobbiamo prestare attenzione? A questo vento contrario o al Signore che dice vieni? E che un istante prima ha detto non temete, sono io, non vi spaventate, gloria a Dio. A chi prestare attenzione? Gloria a Dio. Guardiamo al Signore, amiamo il Signore, adoriamo il Signore, chiamiamo il Signore, andiamo a Lui, verso di Lui, nelle sue braccia amorevole e divine. Gesù dice vieni, gloria al Signore. Forse vivi una situazione difficile, Gesù ti sta invitando stasera, sono a conclusione, Gesù ti sta invitando, vieni, non disse vai, ma vieni a me. Questa fu la domanda di Pietro, Signore comandami di venire a te. E Gesù dice vieni, se tu vuoi andare a Gesù non troverai mai le mani in segno di opposizione, dire no, lascia stare, ma egli dirà sempre vieni. Ma quante difficoltà ci sono per arrivare al Signore? In quel passo che c'è da fare, quanti dubbi possono affollare la mente di un uomo e farlo sprofondare? Fermati su questa affermazione di Gesù, vieni, Gesù ti chiama. Tu hai tanto bisogno del Signore, hai tanto bisogno della grazia di Dio, hai tanto bisogno del tocco, della mano del Signore. Vuoi arrivare, se sei qui stasera, è perché stai cercando il Signore? Vuoi andare al Signore? Gloria a Dio. Il Signore ti dice vieni, non ti spaventare delle acque, non ti spaventare del vento. Vieni a me perché sarò io a portarti, sarò io ad affrontare, sarò io a sostenerti e ad aiutarti. Pietro vacilla, non è pronto, come lo sarà dopo. La figura di Pietro la dobbiamo rivedere dopo un po' di tempo, ecco. In quel momento vacilla, non è pronto, come lo sarà pronto dopo la Pentecoste, quando Gesù disse ai discepoli e quindi anche a Pietro, voi riceverete potenza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni dappertutto. E allora Pietro, quando fa l'esperienza della Pentecoste e riceve la pienezza del dono dello Spirito Santo, egli diventa un uomo forte, diventa un uomo coraggioso, diventa un uomo che affronta anche le difficoltà e cammina sulle acque sotto altri aspetti, affronta la persecuzione, affronta lo scherno, affronta ogni difficoltà, ma non si spaventa, non teme, segue, serve il Signore con tutto il suo cuore. Possa lo Spirito di Dio operare anche nella tua vita, nella medesima maniera, se apri tutto il tuo cuore al Signore, egli ti permetterà di vincere ogni difficoltà. Non rimanere uomo di poca fede. Chiedi al Signore stasera stessa che ti aiuti a crescere nella fede, di andare verso di Lui, perché è Lui che ha cominciato quest'opera ed è Lui che la porterà a compimento. Senza di Lui non possiamo fare nulla. E allora voglio dire, Signore, anche stasera voglio venire a Te con tutto il mio cuore.